Salve svampitelli belli e benvenuti in un nuovo video. Vi chiedo scusa per la luce, perché in realtà sto registrando di sera e non lo so, sembra che siamo nell'antero della strega con le luci che mi rendono giallo Simpson. Tra l'altro una luce sparaflesciata in fronte che mi rende ancora più lucida di quanto io non sia. Sembra una palla da bowling con la lucina in fronte. Ma va bene, fatte queste premesse idiote, veniamo a noi. Il video di oggi è un video un po' diverso dal solito. Perché è sempre una video recensione, però questa volta non vi parlo di un libro, ma di un'altra cosa che è un prodotto. Oggi vi parlo delle lacche della L'Oreal. E direte voi, è impazzita la Svamps, adesso vuole mettersi a fare la beauty blogger, bla bla bla. Allora, assolutamente no, no e no. Lo scopo di questa recensione è semplicemente esprimere le mie opinioni anche in risposta alle domande che molti di voi mi hanno posto in privato, su Instagram, in direct, perché avevano delle curiosità sulle lacche della L'Oreal. Le lacche in questione sono queste praticamente, non so se le avete, magari le avete già viste in giro, non so, si fa così, si fanno così le fighe, le fashion blogger che fanno i video. Ovviamente la mia macchina fotografica non mette a fuoco, sì, ha messo a fuoco. Sì, questa è la lacca. Si chiama Colorista One Day Color e questa è la Hot Pink Hair. Poi mi hanno mandato la Turquoise Hair, quindi turchese, che in realtà, ragazze, ve lo dico, è blu. Blu e verde, tipo. Poi mi hanno mandato la Grey Hair, questa, che è grigia. Non so se serve a qualcosa mettere la mano dietro, lo fanno tutto, lo faccio anche io. E questa che è Pink Hair, che è un rosa chiarissimo. Se metto la mano dietro a fuoco, sì, va busta. Macchina fotografica è deficiente. Ora che ho fatto tutte queste belle premessine, allora vi spiego perché mi sono trovata ad usare queste lacche. Verso dicembre, siccome io e mia mamma siamo grandi fan di Paola Turani, non so se la conoscete, è una modella italiana. È bellissima, è fighissima, ma soprattutto è simpatica, molto molto simpatica, e a questo mondo è molto raro essere belle e anche simpatiche. Un'altra super simpatica è Cami Hawk, ma di lei parleremo in un'altra sede. Comunque Paola Turani si era fatta sta foto in cui praticamente aveva i capelli blu. Lei ha dei capelli lunghissimi, riccissimi, castano scuro, molto belli, e quindi praticamente tutte impazzirono chiedendole perché si era tinta i capelli, bla bla bla. Lei poi ha spiegato che alla fine stavano per lanciare un prodotto e che quindi la casa produttrice l'aveva contattata per farle la pubblicità ed era proprio la L'Oreal con la colorista. Io sono molto amante praticamente dei capelli colorati, in quanto uno dei miei desideri è avere i capelli rosa o i capelli blu. Però mi rendo conto che coi capelli arancioni cozzano un pochino, quindi dovrei decolorarmi, però ho paura perché ho capelli fragili e quindi anche no. Quando sono andata su Amazon alla ricerca di questo fantomatico prodotto, non era ancora disponibile in Italia perché sarebbe uscito praticamente a gennaio, e ho notato che c'era anche un altro prodotto che era il washout. Infatti la L'Oreal ha fatto questa linea di colorazioni in cui c'è la lacca che praticamente dura un giorno e il washout che in realtà non è nient'altro che una tinta che tu ti applichi sulle punte dei capelli, la fai stare in posa 20 minuti, risciacqui e dopo c'hai i capelli colorati, e dura praticamente dai 2 ai 15 giorni. Dipende, perché per i colori pastello la durata media, alquanto come dicono, perché io ancora non l'ho provata, è di 2-3 giorni, mentre quelli più accesi, colori più accesi come il borgogna, il blu e il verde durano in media 10-15 giorni, a seconda anche della vostra base. Quindi ciò vi fa capire che io ero abbastanza interessata a questo prodotto, anche perché per una come me che non è molto coraggiosa con i capelli, avere la possibilità di provare, che ne so, per un giorno o per un paio di giorni, cioè la cosa mi attirava parecchio ed ero decisa a prendere il washout. Poi sono stata contattata dalla L'Oreal che mi ha chiesto se mi andava di provare le loro lacche. Io ovviamente ho accettato, perché quando si tratta di pasticciare con i colori, cioè, perché non accettare? Perché non dipingermi anche tutta la faccia? Ma no. E loro mi hanno inviato questi quattro colori, quelli che vi ho mostrato prima, che sono il grey, il pink hair, lo hot pink hair, che è una specie di fucsia magenta, e il turquoise. Turquoise? Si dirà turquoise? Ma vabbè. Comunque, il primo colore che io ho provato è stato il turquoise, che sui capelli biondi risulta ovviamente come un turchese molto chiaro.
Sui capelli rossi non è venuto benissimo, anche perché i miei capelli sono di base neri come la pece, non li ho mai decolorati, ma sono 5 anni che io mi tingo rossa. Sul nero, cioè io sono partita senza mai decolorare a tingere di rosso sul nero. In pratica, quello che voi vedete adesso è una tinta bionda ramata. E a me esce di questo color ruggine perché io non sono decolorata, che è molto più scura alle radici perché ovviamente tipo vado sempre dal parrucchiere con la ricrescita fine qua, mentre alle punte, cioè, sono più chiari perché tendono all'aranciato. Il verde, quindi questa sorta di blu, non prende bene sui capelli. Potrete andare a vedere le mie foto su Instagram, ci sono a dimostranza del fatto che il blu a me non dona per niente, mentre il fucsia prende abbastanza. Infatti, ho in mente di fare tutti i capelli fucsia e c'è la foto anche del fucsia. Poi ho provato sia il grigio che il rosa chiaro. Il grigio sui capelli arancioni non si vede, ma rende tutti i capelli coperti da una sorta di patina brillantinata, perché come spruzzi il grigio praticamente escono tutti questi brillantini tipo Capodanno, insomma. E sul mio colore no, non si è visto, però ho visto alcune foto e sulle bionde, soprattutto sulle bionde che hanno decolorato tantissimo le punte, ovviamente è tutto molto figo, ma io ho capelli rossi e quindi ciaone. Quello che volevo dire, vabbè, ho fatto questa premessa, però quello che volevo dire in realtà è che molte persone mi hanno contattato dicendo che su Amazon ci sono delle recensioni terribili riguardo a questi prodotti. Io ne ho letta qualcuna c'è anche sotto le foto della L'Oreal e vorrei dire che secondo me alla fine sono sì terribili perché dicono cose che da un lato sono vere, ma da un lato, cioè, bisogna sempre prenderle con le pinze. Quello che io voglio dire di questi prodotti è che è effettivamente vero che macchiano e che praticamente tendono a seccare un po' i capelli e che fondamentalmente la bomboletta è un po' piccola. Però, diciamo, rivediamo un attimo le cose. Tutte le lacche seccano i capelli, cioè a meno che non prendi la lacca super figa che costa tipo 20 euro. Ora, io non sono espertissima di prodotti di capelli perché io non uso la lacca perché i capelli grassi, se mi metto la lacca in testa, cioè si sporcano dopo 3 ore, quindi non posso. Però, a quanto ne so, da che mondo è mondo, la lacca fissativa, anche quella che ti mette il parrucchiere, cioè tende un po' ad attaccare il capello. Ora, ci sono lacche e lacche, perché c'è la lacca, quella là, appunto, super professionale, che passi la spazzola e non si sporcano, e la lacca da 50 centesimi che usava mia nonna, che ti fa anche la patina bianca. Ok, però già il fatto che questo prodotto sia pensato come una lacca, cioè, è impossibile, è improbabile, cioè, pretendere che questo prodotto non secchi i capelli e che non abbia l'effetto lacca. Cioè, è una polvere, è una lacca piena di pigmenti che devono attaccarsi al capello, ragazzi, cioè, non è che non può attaccare, cioè mi sembra normale. Poi c'è scritto che va in posa 15 minuti, si asciuga e dopo puoi aggiustarti i capelli. È ovvio che se, cioè, vi fate sta spruzzata sui capelli e dopo ci appiccicate la mano sopra, vi restano le dita blu o le dita rosa o le dita fucsia. Cioè, basta aspettare un pochino e tende ad asciugarsi. Il problema subentra quando mettete troppo prodotto, perché in quel caso continuerà a macchiare, come è successo a me. Io sono sincera, ho visto che il blu non prendeva e che cosa ho ben pensato di fare? Di spararmi tutta la bomboletta nei capelli. Ovviamente, avendo i capelli abbastanza lunghi, la bomboletta che è tipo di 75 cl, un attimo che controllo, 75 ml, ragazzi, che cl, ho sbagliato, 75 ml, vedete, la bomboletta è tipo di 10 cm, è piccolina, però per le punte, cioè, rende tantissimo. Se vuoi farti tutta la testa blu, o compri tre bombolette, o ti fai direttamente la tintura, cioè, ragazzi, ci sta poco da dire. Cioè, non so, anche io ho letto queste cose, vi ripeto, ed ero molto basita, perché dicevo, ok, vi siete lamentati di tutto, ma questo prodotto costa 10 euro, ragazze. Cioè, se volete dei capelli super fighi, dovete andare dal parrucchiere e farveli fare dal parrucchiere, perché è impossibile. È vero che macchia, perché è piena di pigmenti, cioè non può non macchiare. E ovviamente non puoi fare, cioè non puoi metterti sta lacca se c'hai il vestito buono addosso bianco. Cioè, ma è normale, voglio dire. Sono dei ragionamenti che chiunque farebbe. Va via dopo un lavaggio 2, dipende da con quanta foga vi lavate i capelli e anche quanto prodotto avete applicato. E quindi, cioè, si toglie, non vi preoccupate, anche se macchia le asciugamani, cioè basta lavarle in lavatrice con la candeggina, voglio dire, cioè, non è che è tutta sta tragedia. Mi sono macchiata tantissimo le mani, ma va via col sapone, ho macchiato il lavandino, va via col sapone, quindi non vi preoccupate.
E quello che volevo dire è che secondo me questo prodotto è molto valido perché a volte si ha bisogno di cambiare, di fare una follia, ma non si ha il coraggio di farla in maniera così drastica. Cioè, questo prodotto è perfetto per una festa in maschera, per un cosplay, per una sera in discoteca super particolare, per la serata di Capodanno, per l'estate. Ragazze, questo secondo me è il prodotto perfetto per quest'estate. Cioè, il prodotto che siete super abbronzate con le collane piene di perline, di piume, orecchini grandi, sulle spiagge di Ibiza. Io già vi ci vedo tutte sulle spiagge di Ibiza come ero io l'anno scorso in piena felicità, con i capelli colorati. Cioè, ragazzi, è una cosa stupenda. È ovvio che avendolo lanciato magari a gennaio, le persone che l'hanno provato, come anche io, dicono: però è un po' una rottura di scatole perché è il cappotto, è la sciarpa, è il cappello, è i guanti, e magari c'hai i guanti e cerchi di toglierti i capelli che sono incastrati tra la sciarpa e il cappotto e ti si fanno i guanti blu. Lo capisco. La L'Oreal ha deciso di lanciarlo adesso, ok, va bene, cioè non è una tragedia, ma questo prodotto è perfetto per l'estate. Infatti io sicuramente ne comprerò qualche altra bomboletta da portarmi quest'estate in vacanza e sicuramente proverò anche i wash out. Quindi, per me sono consigliati, cioè hanno delle piccole pecche, ma sono delle pecche fini a se stesse, perché alla fine stai sempre comprando un prodotto, cioè che non costa tantissimo, ma che non è neanche super professionale, cioè non è una tinta con ammoniaca, è uno spray colorato. È la stessa cosa di quando usate i gessetti colorati e ve li passate nei capelli, oppure quando ho visto quei video su Instagram che ci sono le ragazze che prendono il lucidalabbra, quello proprio degli anni 90, tipo super appiccicoso, lo passano nei capelli e si fanno le ciocche viola, fucsia, rosse. Sì, ok, e dopo non sono appiccicosi i capelli, là in quel caso non sono appiccicosi, cioè secondo me là è peggio. Non lo so, mi rimetto a voi e al vostro giudizio. Per me sono un prodotto assolutamente consigliabile. Penso che mi vedrete prossimamente di nuovo con i capelli rosa perché ero convinta che il rosa chiaro non si vedesse. Ma in realtà, con un bel flash sparato in testa, si vedono. Però alla fine, questa è quella che doveva essere una breve recensione, delle lacche colorista della L'Oreal, che in realtà è diventata lunga un quarto d'ora. Speriamo di tagliare in editing. E niente, io volevo solo esprimere la mia opinione, in occasione del lancio della L'Oreal. La mia opinione è molto sincera, cioè alla fine io sono d'accordo con chi dice che macchia, che secca i capelli e che, su alcuni colori non rende tantissimo. È la verità, ma basta adattarsi, cioè alla fine dipende anche l'uso che uno ne fa. Se io voglio andare a fare la figa per una sola serata e il giorno dopo mi lavo i capelli e voglio di nuovo i miei capelli perfetti, normali, questo è il prodotto super super adatto, quindi andate, comprate, coloratevi, andate a ballare, fate le fighe, fatevi tante foto, taggatemi, fatevi vedere tutte le cose che vi siete inventate, tutti i capelli da sirenetta che vi siete fatti. Noi ci risentiamo nel prossimo video, che potrebbe essere una video recensione di un libro molto bello. E niente, a risentirci nel prossimo video, io vi mando un bacio, ciao ragazzi!